Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Buongiorno con noi, la rassegna stampa di Noi TV. Questa mattina è in programma la presenza della professoressa Donatella Buonriposi come ospite della nostra trasmissione. Sapete, è stata nominata dirigente dell'ufficio scolastico interprovinciale Lucca Massa Carrara. In realtà la professoressa, come molti lucchesi, in questo momento è bloccata in auto sulla circonvallazione. Perché? Perché si è verificato un incidente stradale, fortunatamente non con gravi conseguenze, alla rotatoria tra Viale Europa appunto e i viali della circonvallazione. Un'auto che ha urtato uno scooter, il conducente del motorino comunque non sarebbe in gravi condizioni, però il traffico è quasi completamente bloccato e la professoressa ci raggiungerà entro pochi minuti. Però intanto noi partiamo con la trasmissione e presumibilmente sarà nostra ospite a partire dalla seconda parte della rassegna stampa. Intanto iniziamo invece il nostro appuntamento leggendo, come di consueto, le notizie che sono sui quotidiani in edicola questa mattina, e partiamo dalla prima pagina del Tirreno di Lucca. Il titolo d'apertura: l'ostello della gioventù riapre con un nuovo look, 140 posti letto, ristorante tipico e area relax nel giardino. Subentra nella gestione della struttura la cooperativa lucchese Lavoro Amico. Si tratta dell'ostello della gioventù che si trova in un'ala dell'ex Real Collegio, come vedete da questa fotografia. Il titolo accanto: un'intervista a Ilaria Lippi, riporterò il caffè di Simo allo status di luogo di cultura. Qui si parla appunto della riapertura dello storico caffè in via Fillungo. Ecco, questo è un titolo di cronaca, una notizia riportata dal Tirreno: assalto dei banditi alla tenuta Spadaro, presi 30.000 euro, aggredito il padre dell'ex assessore. In sostanza due malviventi si sono introdotti all'interno della tenuta, sono stati sorpresi dal padre di Gaetano Spadaro che nella notte, avendo udito l'allarme della tenuta, si è recato a fare un controllo e si è trovato davanti due persone con il viso travisato, coperto, e che l'hanno spinto contro una parete prima di fuggire. E appunto il bottino di questa rapina ammonta a 30.000 euro, quindi un altro grave fatto di cronaca che si verifica nella piana di Lucca. Altro titolo: sotto inchiesta a Firenze il primario Bovenzi, la procura contesta anche al medico lucchese lo scambio di favori con una società di macchinari medici che organizzava congressi. Una notizia, quella dell'inchiesta che riguarda anche il primario lucchese, che abbiamo dato anche nel TG Noi. C'è una dichiarazione che è stata rilasciata ieri dallo stesso Bovenzi: provo una grande angoscia ma sono sereno e tranquillo in attesa dei riscontri da parte dell'autorità giudiziaria. Ancora nelle pagine interne, grandi concerti al Lucca Classica Music Festival. Da domani fino a domenica, imperdibili appuntamenti nelle piazze, nelle strade, nei musei e al Teatro del Giglio. E poi si torna a parlare della questione di Puccini, dell'Expo, le polemiche riguardanti la presenza del pianoforte originale di Puccini alla serata inaugurale dell'Expo. Ricreare casa Puccini a Milano, l'occasione persa di Lucca all'Expo. Il manager culturale Arrighini, Andrea Arrighini, bacchetta l'amministrazione comunale: si doveva affittare uno spazio e riempirlo di eventi. Questa è la proposta di Arrighini. Poi c'è anche un commento di Laura Giorgi del Movimento 5 Stelle: se si vogliono fare cose occorre seguirle con perseveranza, umiltà, invece non si è saputo gestire le situazioni, basta con polemiche provinciali. C'è anche un intervento di Marco Martinelli di Forza Italia che dice: solo contratti con clausole precise,
Martinelli invita il sindaco ad ammettere gli errori e a imparare per il futuro. In sostanza, Martinelli chiede che di qui in avanti, per iniziative del genere, come appunto lo spostamento del pianoforte dalla casa natale di Giacomo Puccini ad altri luoghi, questo tipo di operazioni sia accompagnato da clausole scritte e precise per la garanzia dell'operazione stessa. In questo caso poteva essere per garantire che venisse fatto in nome di Lucca nella serata inaugurale dell'Expo. Sempre per quanto riguarda l'Expo e Giacomo Puccini, il costume di Turandot presto a Palazzo Reale. Ancora nelle pagine interne, sindacati contro Sofidel, rischia la denuncia per il rispetto delle norme europee. Anche questa una notizia che abbiamo fornito all'interno del TG Noi. Andiamo a vedere gli altri titoli del Tirreno. Questa è la pagina della Mediavalle e Garfagnana. Al Salone del Libro a Torino si parla della Garfagnana. Dal 14 al 18 i testi della Biblioteca, della Banca dell'Identità e della Memoria racconteranno la biodiversità, il paesaggio, le tradizioni e la storia dei luoghi. Andiamo a vedere altre notizie dei fascicoli locali, dei giornali oggi in edicola. Siamo alla Nazione di Lucca, luci allo stadio verso un appalto, sopralluogo tecnico per studiare una soluzione dopo il gelo con la Lucchese. Questa è la storia che comincia a diventare infinita, appunto, dell'illuminazione dello stadio Porta Elisa. Si va verso il rischio concreto di uno spostamento delle partite interne della Lucchese in un'altra città, almeno all'inizio del prossimo campionato. Poi vedremo come si evolverà la situazione. La foto centrale in prima pagina reca questa didascalia: ci risiamo. Di cosa si parla? Dell'accattonaggio in centro storico, accattoni e venditori abusivi in città. Il fenomeno è riesploso a causa della mancanza di controlli e fioccano le proteste. Andiamo a vedere le pagine interne. Anche in questo caso uno dei titoli riguarda la questione dell'ostello che finalmente rivede la luce, dice la Nazione. Si riparte con una cooperativa. Oggi l'inaugurazione del nuovo corso dopo un lungo periodo di stop. Poi si parla anche degli uffici di Gesam Gas che si trasferiscono e approdano sulla circonvallazione. Individuato l'immobile all'imbocco del cavalcavia di Viale Europa, ecco dove saranno ospitati gli uffici della Gesam a ridosso della rotatoria dove, per intenderci, è accaduto l'incidente di questa mattina che sta bloccando il traffico a Lucca. Altri titoli, purtroppo questo è un titolo triste: morto il commerciante Amos Nuti, fatale una patologia cardiaca, aveva gestito il Pult per 20 anni, uno dei locali più importanti di Lucca nella centralissima via Fillungo. Stava per compiere 77 anni, i funerali alle ore 16 nel paesino di Crasciana. E poi una notizia di cronaca che abbiamo riportato anche nel TG Noi: entra in tribunale con un coltello a serramanico denunciato. Si tratta di un 45enne testimone ad un processo. Aveva il coltello in tasca, ha dichiarato che non aveva assolutamente intenzione di usarlo per scopi, per così dire, offensivi, semplicemente se l'era dimenticato in tasca. Un'intervista al direttore generale dell'ASL Polimeni che risponde su luci e ombre dell'assistenza. Il titolo: nuovo ospedale, siamo al 90%, quindi un'intervista riguardante soprattutto il funzionamento del nuovo ospedale San Luca da circa un anno in attività a Lucca. Cure intermedie, si punta a inserire case di cura private. E poi anche qui un titolo sulla questione dell'inchiesta che riguarda anche il primario di cardiologia Francesco Bovenzi: sono stupito ma sereno, l'inchiesta della Guardia di Finanza che riguarda presunti casi di corruzione. Altri titoli sempre riguardanti Lucca: scatta la raccolta straordinaria dei rifiuti per favorire le pulizie di primavera, un servizio per ingombranti, elettrodomestici e apparecchiature varie.
Poi il Guinness Record rinviato, stop al Maxi Brindisi. L'appuntamento sulle mura urbane era in programma per il 27 giugno, ma con regole ferree, troppe complicazioni. Le adesioni all'evento erano elevate, ora si pensa a un altro primato a tavola. Ricorderete che l'anno scorso, la scorsa estate, venne già battuto il record della più lunga tavola apparecchiata sulle mura urbane di Lucca. E qui c'è il titolo riguardante la questione dell'accattonaggio. Gli accattoni conquistano anche Piazza San Michele, il fenomeno continua a non essere combattuto. Alcuni sono venditori abusivi, altri no. Il quotidiano La Nazione riporta anche una foto. Qui accanto nella foto sotto alcuni accattoni e venditori abusivi che stazionano in Piazza San Michele. La questione dello stadio, sopralluogo dei tecnici al Porta Elisa, presto una delibera per il bando dei lavori. Dopo le aspre polemiche tra Palazzo Orsetti e Lucchese. Il nodo delle torri, si cerca di capire se possono essere lasciate in modo da ridurre costi e tempi. Certo, se si potesse non toccare le torri che sostengono attualmente i riflettori dello stadio, tutto sarebbe molto più semplice e rapido. La notizia di cronaca più importante sulla piana di Lucca di ieri, 3 adolescenti travolte da un'auto, corse in ospedale, una è grave. La comunità è sconvolta dopo l'incidente mortale sullo stradone a Camigliano. Una ragazza è in condizioni più gravi rispetto alle altre due, ma è da chiarire che neanche questa ragazza sarebbe in pericolo di vita. Quindi sicuramente un brutto incidente, ma fortunatamente non dovrebbe avere gravissime conseguenze, anche se il fatto stesso rimane grave e ripropone la pericolosità di quelle strade in quella zona della Piana di Lucca, ricordiamo, più o meno la stessa zona dove era avvenuto l'incidente mortale sullo stradone appunto a Camigliano. Sempre a Capannori, al via il restyling della primaria, si ristrutturano della scuola primaria di Piave San Paolo, si ristrutturano il tetto, gli impianti ed i servizi igienici. Le opere saranno realizzate entro l'estate. Quindi si parla di scuola. Adesso abbiamo l'interruzione pubblicitaria, poi speriamo di poter presentarvi come nostra ospite il nuovo dirigente dell'ufficio scolastico interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, Donatella Buonriposi. Ci vediamo tra pochissimo. Di nuovo a Buongiorno con noi è arrivata la nostra ospite Donatella Buonriposi, buongiorno, abbiamo già detto ai nostri telespettatori, bloccata finora sul traffico, poi la situazione si è risolta. Del traffico magari parleremo un'altra volta, perché probabilmente grazie a due signori che si sono improvvisati vigili sulla rotonda e hanno regolato il traffico direttamente. Allora, professoressa, intanto le chiedo come la dobbiamo chiamare di qui in avanti. Provveditore non si dice più, dirigente, professoressa come preferisce? Ma dunque, la figura del provveditore come una volta era intesa in effetti non c'è più. Oggi si parla appunto di dirigente dell'ufficio scolastico territoriale. Poi comunemente viene ancora usato la definizione provveditore come il dirigente scolastico, spesso ancora continuiamo a chiamarlo preside per far capire un pochino meglio quale può essere il ruolo di questa figura, insomma, però in effetti è un dirigente, insomma, il provveditore è un dirigente. E chiariamo anche un'altra cosa, l'ufficio scolastico, l'ex provveditorato per intenderci, non è più in via Barzanti e Matteucci? No. Ecco, questo dobbiamo dirlo perché in effetti ancora molte persone non sanno del trasferimento dell'ufficio che attualmente è stato portato nel centro storico in piazza Guidiccioni, è l'edificio proprio di fronte l'archivio di Stato. Quindi in piazza Guidiccioni di qui in avanti, quindi per la verità è da qualche mese che si trova lì. Però ecco, per parlare insomma con la dirigente o per recarsi comunque all'ufficio scolastico interprovinciale bisogna andare in centro storico. Esatto. Lei con questo incarico ha terminato anche la bella avventura all'ISI Fermi, con che spirito ha lasciato la scuola? Ci sono a volte nella vita scelte che vengono anche un po' naturali fare, no? Perché certe cose o le fai al momento opportuno o non le si fanno più.
Certamente lasciare il Fermi l'ho fatto con dolore sicuramente perché insomma, si era creato un clima, un bel clima anche proprio di affetto. Ormai mi mancheranno e mi mancano soprattutto i ragazzi perché veramente quegli anni a volte mi soffermavo alla finestra quando a vederli dal mio ufficio uscire così in massa perché poi tantissimi ragazzi ed erano davvero un'iniezione di energia, di vitalità, insomma, ti dava un senso a quello che stavi facendo. Questo mi mancherà, come mi mancheranno anche gli insegnanti. Ma penso che comunque anche in quest'altro ruolo potrò lavorare con questi docenti perché ci sono delle ottime, eccellenti professionalità e quindi non considero assolutamente di averli persi, ma anzi di continuare un percorso, continuare questo percorso con loro. Tra l'altro lei lascia questo incarico lanciando anche il nuovo liceo sportivo inizierà l'attività a partire dal prossimo settembre. Una cosa importante, lei diventa dirigente di un ufficio scolastico interprovinciale. Quindi si occuperà non solo della provincia di Lucca ma anche di Massa Carrara. Ci può dare la dimensione di quello che dovrà governare da ora in avanti? Allora, è una dimensione vasta perché Massa Carrara sono 30 istituti, Lucca sono circa 60 istituti, quindi insomma un bel compito. Anche Massa Carrara è un territorio vasto, polverizzato, è un territorio con un'area di montagna, insomma, assimilabile alla nostra Garfagnana e ho visto già con problemi, per esempio, di edilizia scolastica un pochino più urgenti, per esempio, rispetto a Lucca. E quindi sono stati, insomma, accorpati i due uffici, quello di Massa, quindi Lucca dovrà gestire anche Massa Carrara. Questo vuol dire che ci sarà purtroppo anche un'ulteriore riduzione del personale perché ci sono figure parallele dentro i due uffici e quindi di due se ne dovrà probabilmente arrivare a farne una. E questo effettivamente mi preoccupa molto perché sono due gli uffici coinvolti. Uno è l'ufficio che si è sempre occupato di attività sportiva e motoria, quindi dei due uffici se ne dovrà fare uno. E l'altro che è veramente strategico e importantissimo è l'ufficio che si occupa di tutte le situazioni legate all'handicap, alle difficoltà di apprendimento, ai BES, ai DSA e a quella che è poi la progettazione sul territorio. Quindi questo effettivamente è preoccupante perché ecco, immaginare una persona che potrà seguire certe dinamiche, certe problematiche su due territori così vasti. Tra l'altro su un argomento su quale ci sono state molte polemiche. Assolutamente sì, ed è un argomento delicato, insomma, ed è uno di quegli aspetti che sono andata, come dire, a vedere subito perché l'ambito dell'handicap è un ambito importante che deve assolutamente essere seguito. Fortunatamente quest'anno abbiamo visto che insomma, i posti assegnati per i ragazzi disabili sono di più e quindi questo un pochino ci rassicura, però su Massa bisognerà fare un lavoro anche di integrazione fra le due realtà, perché Massa poi vive questa dimensione, non si sente ligure e poco toscana e quindi bisognerà cominciare a tentare di dare a questa realtà anche un'identità. Questo è un lavoro complesso. Ecco, a proposito del lavoro che dovrà svolgere anche lei, ci può dire qual è il compito di un dirigente di un ufficio scolastico, sia provinciale o interprovinciale? Ma dunque, le sue funzioni sono state un pochino ridotte rispetto al passato, però ancora ci sono dei nodi cruciali di cui si va ad occupare. Per esempio, quella dell'assegnazione dei posti dei docenti di tutto il personale ATA.
tra quello che noi chiamiamo appunto l'organico che deve essere assegnato e attribuito alle varie istituzioni scolastiche. Poi tutti gli aspetti legati ai pensionamenti che ancora vengono fatti da questo ufficio, dall'ufficio scolastico territoriale, ha competenza, come dire, di vigilanza e di coordinamento sul territorio anche per quanto riguarda l'edilizia scolastica. L'edilizia scolastica è di competenza ovviamente precipua degli enti locali, però in questo caso un dirigente dell'ufficio scolastico ha il compito e il dovere di capire, garantire in qualche modo, occuparsi della sicurezza dei ragazzi nelle scuole e quindi di coordinarsi con gli enti locali e con tutte le altre istituzioni importanti sul territorio, quindi è un lavoro di coordinamento. Certamente una volta questi uffici davano, meglio di oggi, una linea, no? Anche didattica, se vogliamo, sul territorio. E questa funzione è venuta un po' meno, quindi dobbiamo gestire del personale. Nel nostro ufficio sul Lucca sono 17 persone. Ecco, qualche anno fa, 10-15 anni fa, erano 60-70 persone. Quindi questo, un calo drastico del personale. Un calo drastico, e questo pesa molto, questo calo, perché le persone, i funzionari, il lavoro non è che sia poi tanto calato, no? Quindi per certi aspetti è anche aumentato, e quindi queste persone si trovano a fare un lavoro immane veramente, a occuparsi, e quindi piccoli staff e piccoli gruppi che debbono occuparsi e conoscere un pochino tutta quindi la macchina. 17 persone nell'ufficio di Lucca e nell'ufficio di Massa? Nell'ufficio di Massa sono 20 persone, sono qualche persona in più, può sembrare paradossale nonostante che sia più piccolo, ma questo dipende dai pensionamenti che di anno in anno si vengono. In totale quindi attualmente 37 persone, sì, 37 persone. Quanto, a quanto dovranno essere ridotte? Ma sicuramente è probabile che due persone vengano ridotte, quindi gli insegnanti che attualmente sono insegnanti distaccati, quindi dicevo quello che si è occupato dell'attività motoria e di educazione fisica sul territorio e chi si è occupato, che ha portato avanti l'ufficio H. Quindi torneranno a fare gli insegnanti nelle loro Torneranno istituti. A fare gli insegnanti al momento, a meno che a livello di ministero non riescano a trovare ulteriori soluzioni, perché effettivamente sono due figure importanti, insomma. Certo. Lei ha tirato in ballo il ministero. Lucca è una città particolare in questi anni per quanto riguarda la scuola, perché il ministro all'istruzione è lucchese. Lei che rapporto ha con la ministro Giannini? Il rapporto che si può avere con un ministro, io ho grande stima di questo ministro, perché è una persona sicuramente preparata, conosce la realtà del mondo della scuola. Certamente poi, come tutti i ministri, devono imparare a conoscere anche i loro ministeri, che forse è anche la cosa più difficile. Però mi pare che il ministro è venuto anche nella nostra scuola, quindi stia facendo questo grande sforzo di seguire anche i progetti che ci sono sul territorio. Ministro, però in questi giorni, in queste ore, anche un po' sotto tiro, perché c'è stata la protesta un paio di giorni fa per quanto riguarda la scuola. Il governo ha detto riapriamo su alcuni punti le trattative sulla riforma scolastica, ne parleremo dopo la pubblicità. Prima però un'altra annotazione: lei ha detto il ministro deve conoscere i ministeri. Lei conosce già come funzionano gli enti locali, perché ha fatto parte di un'amministrazione comunale, quindi su questo è anche un po' avvantaggiata. Tra l'altro il rapporto con gli enti locali lei ci tiene moltissimo, sì, è uno dei suoi cavalli di battaglia. Sì, sì. Ma dunque, io quando sono stata in comune, che ho amministrato il settore istruzione, diciamo che ho messo in piedi un'operazione grossa, che forse è passata un po' in sordina, ma la realizzazione, la riorganizzazione della rete scolastica con i 7 istituti comprensivi è stata fatta in quegli anni lì, prima con i 4 istituti comprensivi e poi se ne sono aggiunti altri 3. Comunque era un piano completo, globale, e questo mi aiuta sicuramente, perché il territorio lo conosco ancora meglio, conosco bene la storia di questi istituti comprensivi, dei loro dirigenti scolastici,
degli alunni e delle famiglie che in questo momento sono gli utenti di queste istituzioni. E conosce anche come funzionano le amministrazioni locali e i comuni, che a volte sono meccanismi un po' farraginosi. Sì, molto complessi, ma questo guardi tutte le amministrazioni pubbliche. Io le posso dire che l'elemento di cui soffro in questa fase qual è? Mentre da dirigente scolastico gestivo una realtà, no? Quindi avevo, grazie all'autonomia, grazie a un lavoro di staff e con i docenti, potevamo prendere le nostre decisioni, ma a tutti i livelli. Avevamo bisogno di riparare una lampadina, avevamo il nostro ufficio tecnico che prontamente interveniva. Di qua, da questo ruolo, siamo completamente bloccati da questo punto di vista, paralizzati perché non disponiamo assolutamente di un budget anche minimo e quindi dipendiamo in tutto e per tutto dagli enti locali e che stanno attraversando dei momenti difficili. Quindi cambiare una lampadina diventa un'impresa ardua, perché forse si arriva a cambiarla quando tutto l'impianto elettrico è in grossa difficoltà, che allora davvero non ne puoi fare a meno. Ecco, questo è un po', sono i limiti della pubblica amministrazione. Vabbè, comunque lei spronerà sicuramente sindaci e comuni che sono avvertiti, cercate di cambiare le lampadine subito nelle vostre scuole. No, ma con i sindaci si può collaborare, insomma abbiamo anche delle persone molto in gamba, quindi sono tranquilla da questo punto di vista. Ci vediamo tra poco dopo la pubblicità, continueremo a leggere le notizie uscite questa mattina sui giornali e parleremo con la dirigente Buonriposi della riforma scolastica e di quello che sta accadendo in queste ore, tra poco. Allora, prima di riprendere il nostro dialogo con la dirigente Buonriposi, andiamo a leggere qualche notizia riguardante Viareggio e la Versilia. In questo caso la prima pagina del fascicolo del Tirreno. Intanto una notizia che riguarda proprio il mondo dell'emittenza locale. Rete Versilia andrà all'asta, fallita la società editrice. Il Tribunale ha concesso l'esercizio provvisorio e le trasmissioni proseguiranno per i prossimi 4 mesi. Nominato come curatore fallimentare Bruno Franceschi. E poi accanto il titolo 4 candidati per sostituire Roberto Monciatti, che si è dimesso dalla Misericordia. È una storia ovviamente legata anche a quella di Rete Versilia. E quindi da questa sostituzione passa anche il futuro della confraternita a Viareggio. Un titolo con caratteri molto grandi per quanto riguarda la questione dell'acqua. L'acqua vale 23 milioni tra stipendi e incarichi, dice il Tirreno, dai membri del consiglio di amministrazione alla consulenza esterna. Ecco quanto si guadagna gestendo il servizio idrico nella società Gaia, che è ritornata d'attualità dopo che è stato annunciato un nuovo aumento delle tariffe dell'acqua. Un altro titolo, società al collasso, indispensabile far fronte ai debiti, le ragioni dei comuni che nel 2014 hanno autorizzato i rincari e ora approvano un piano di rientro pagato con le bollette, quindi si continua a far pagare poi alla fine i cittadini. E leggiamo anche questo titolo che riguarda il porto, la Viareggio Porto alla Nautica Viareggina. È la chiamata alle armi del presidente della CNA Andrea Giannecchini. La città in dissesto ha davvero bisogno di una riscossa collettiva. Giannecchini, che è stato anche nostro ospite proprio in questa trasmissione, buongiorno con noi. Il 22 giugno è fissata l'udienza per il deposito del concordato. Al momento c'è solo una manifestazione di interesse che arriva dall'estero. E accanto il programma di Poletti. Vigili in strada giorno e notte, si parla del candidato del Partito Democratico per la carica di sindaco a Viareggio, il candidato di PD, FDS, Viva Viareggio Viva, nuove edificazioni e spazi delle circoscrizioni giovani per farne luogo di incontro cittadino. Ecco, questi alcuni titoli riguardanti Viareggio. Torniamo a parlare della scuola e ce ne dà l'opportunità il titolo di apertura della Nazione, Quotidiano Nazionale. Scuola, la riforma traballa. Renzi avvia la trattativa con i sindacati, allarme dei presidi, così svuotate la legge. Andiamo a leggere anche i titoli interni. La buona scuola perde i pezzi, Renzi tratta, ma facciamo presto, dopo lo sciopero il governo apre, oggi incontro tra PD e sindacati. Sempre i presidi, occasione storica a rischio, cambiare, si torna agli anni 70. Rembado, Giorgio Rembado, che è presidente dei presidi italiani, in piazza,
sono scesi professori conservatori che temono di essere valutati. Allora, dirigente Boriposi, lei è stata professoressa, preside, adesso è dirigente dell'ufficio interprovinciale, quindi conosce bene questa situazione. Ho fatto tutte le tappe, Giglio. Io ho cominciato facendo il doposcuola in un paesino, quando negli anni Ottanta ancora i comuni assumevano, per modo di dire, prendevano questi giovani insegnanti gratuitamente per fargli acquisire un po' di punteggio. Quindi ho cominciato veramente dal basso. Tutti i ruoli li ha ricoperti. Cosa pensa della riforma che è stata avviata dal governo Renzi? Allora, dunque, ormai sono più di 30 anni che sono nella scuola e di riforme ne ho passate. Se ne parla tutti gli anni. Se ne parla tutti gli anni e quindi ne ho viste tante. A cominciare da quella del ministro Berlinguer, che fu una delle prime riforme discusse, e già in quegli anni si parlava di valutazione. Quindi sono 30 anni che tocchiamo questi temi. Allora, intanto diciamo che una buona scuola c'è comunque. La difficoltà è che questa buona scuola spesso fatica ad emergere, a rendersi visibile anche sul territorio, a far vedere quello che realmente fa, perché la scuola pecca, sempre un po' peccato, di autoreferenzialità, è rimasta al suo interno e si è poco aperta al territorio. Quindi questo è stato un limite, una difficoltà, non so, però le riforme, un cambiamento comunque abbiamo bisogno di farlo, proprio perché insomma sono anni ormai che sentiamo parlare delle stesse questioni. E il punto dolente è proprio questo della valutazione, che io lo collego anche al discorso del preside del dirigente scolastico, che viene appunto svuotato di nuovo un po' questa figura, che è molto discussa. Allora, la scuola non credo nemmeno che abbia paura di farsi valutare, che gli insegnanti abbiano paura di farsi valutare. La scuola teme di come si procede nella valutazione, quali sono gli strumenti, i criteri, gli elementi della valutazione. Quindi bisognerebbe riuscire a condividere con la scuola come andiamo a valutare, no? Quali strumenti, quali modalità intendiamo mettere in atto. Di fatto bisogna capire bene che anche qual è il ruolo del dirigente scolastico e del preside. Anche il preside deve essere valutato, continuo a chiamarlo preside per farmi capire meglio, no? Quindi anche il preside deve essere valutato. Oggi non lo chiamiamo preside, lo chiamiamo dirigente, perché con l'autonomia, la vera, se vogliamo, riforma e rivoluzione è avvenuta proprio con l'autonomia scolastica, che ha fatto sì che i dirigenti avessero degli obiettivi che dovevano raggiungere, e quindi obiettivi quantificabili e quindi controllabili. Non mi spaventa questa idea di rendere un po' più le mani libere ai presidi. Certamente l'offerta formativa, forse questo era il vulnus, no? L'offerta formativa deve rimanere di competenza di un collegio dei docenti, perché insomma la scuola la fanno gli insegnanti, no? La fanno i docenti, quindi i contenuti, quelle che sono, devono essere portati avanti dagli insegnanti, quindi devono avere un ruolo fondamentale e direi anche decisionale in questo i docenti. Tuttavia abbiamo bisogno di capire quali sono le scuole che funzionano meglio, perché funzionano meglio. Allora lì, questi sono i monitoraggi che dovremmo andare a fare. Questa scuola funziona, ha dato dei buoni risultati, è cresciuta nel tempo. Perché? Che cosa è successo in quella scuola? È successo che un buono staff di docenti, un buon dirigente scolastico, perché il ruolo del dirigente non è quello di mettersi lì e comandare, lo può fare anche oggi se vuole. No? Quindi può abusare in qualche modo anche oggi di questo potere. Il dirigente è una figura che deve avere intanto grosse capacità di relazione con i suoi insegnanti, con tutto il personale della scuola, con gli studenti, con la famiglia. Quindi intanto sapersi relazionare, sapere ascoltare, sapere far emergere la voglia che in molti insegnanti c'è di fare, di realizzare, di lavorare bene per i ragazzi. Quindi il dirigente scolastico ha prima di tutto questo compito. Laddove troviamo l'insegnante un pochino più restio a tutto questo, non è che il dirigente scolastico lo può prendere e mandarlo fuori, però deve comunque riuscire a motivarlo. E guarda che è contagioso questo effetto nella scuola alla fine, no? Perché si comincia anche col piccolo gruppo, a lavorare col piccolo gruppo di docenti.
deficienti. E diventa poi contagioso questo elemento, riesce a includere anche altri insegnanti che a volte per vari motivi, anche a volte per difficoltà personali, comunicative, non riescono a integrarsi appieno nel funzionamento generale della scuola. Quindi non dobbiamo aver paura di un preside che può avere le mani un pochino più libere nel dire, ecco, all'insegnante, al collaboratore scolastico, al collaboratore amministrativo, qui ci dobbiamo muovere in un certo modo, in una certa direzione. Questi sono i bisogni dei nostri ragazzi e questi sono gli obiettivi che tutti insieme dobbiamo perseguire. A volte devi fare anche un po' la voce grossa. Quindi in sostanza lei dice bene la riforma avviata dal governo, però bene anche tornare a parlare con i sindacati, tornare a parlare con gli insegnanti per cercare di appianare questa protesta che era emessa, sì, che forse guarda, qualche fondamento ce l'aveva. Io credo che la volontà da parte di questo governo ci sia anche da parte di questo del nostro ministro di parlare e dialogare con il mondo della scuola. Certamente poi le decisioni devono anche essere prese e quindi essere un po' determinati, perché insomma dei cambiamenti la scuola li deve fare e tutto sommato c'è necessità e bisogno di una guida, che sia una guida autorevole, che sia una guida competente e che sappia appunto amalgamare, includere e far camminare le persone verso gli stessi obiettivi, che poi sono i ragazzi i nostri obiettivi. Questo è l'obiettivo principale che non va mai perso di vista. E a volte bisogna anche avere il coraggio di dire no in certe cose, di dire no a volte anche ai genitori. Abbiamo tanti genitori che possono dare davvero un valore aggiunto alla scuola. A volte dobbiamo far capire invece qual è il ruolo del genitore, no? E spesso capita che insomma il genitore fatica ad accogliere certe istanze della scuola. La scuola deve tornare a dare anche delle linee, deve ritornare a recuperare la disciplina, l'ordine. Insomma, queste cose ci vogliono, perché poi i ragazzi alla fine ce le chiedono, perché in un ambiente, in un clima sereno, ordinato, dove sappiamo quali sono i ruoli, si lavora molto meglio, si impara molto meglio. Quindi l'apprendimento si basa molto sulla motivazione interiore e quindi il preside deve costruire e creare questa motivazione interiore e bisogna dargli qualche strumento in più per poterlo fare, tutto qua penso. Bene, ci fermiamo di nuovo per la pubblicità, poi torneremo a parlare con Donatella Buonriposi delle criticità che ci sono sul nostro territorio, a questo punto anche su quello di Massa Carrara che è entrato a far parte di questo nuovo ufficio interprovinciale. A tra poco. Perché questi colleghi, li chiamo colleghi, hanno fatto un concorso regolare, ne sono usciti bene, hanno lavorato, hanno anche espresso bene le loro capacità dirigenziali e quindi è paradossale, veramente assurdo che si ritrovino a dover tornare. Ma lei si riferisce al caso che è successo a Barga, ovviamente. Non abbiamo solo il caso di Barga, abbiamo anche altre situazioni, anche a noi più vicine, insomma, la dirigente di Torre del Lago è nella stessa situazione e tanti altri casi, insomma, sono 16 casi che vivono questa cosa. Insomma. Quindi il suo appoggio va a questi 16 casi perché vengano risolti il prima assolutamente possibile? Assolutamente sì, ma guardi, credo che anche da parte del ministro ci sia l'appoggio e il sostegno a trovare una soluzione. Qua la burocrazia, la pessima burocrazia, l'interpretazione delle norme che sono viste come vincoli, quando invece le norme devono essere vissute anche come risorse e quando vengono vissute solo come vincoli, ecco che ci troviamo di fronte a questi pastrocchi enormi. Bene, con questo appello allora direi che possiamo concludere, visto che anche siamo in chiusura con i tempi, il nostro appuntamento. Ringraziamo la nuova dirigente scolastica Donatella Buonriposi, ringraziamo anche i nostri telespettatori, vi diamo appuntamento domani mattina con Buongiorno con noi. Grazie ancora e buona giornata.